Ciao ragazze, benvenute in un nuovo vlog. Oggi iniziamo questo vlog tardino, nel senso che sono già le 5 meno un quarto. Io questa mattina ho lavorato e niente, adesso sono a casa perché, vabbè, perché ho staccato. Comunque, sono fermata da Risparmio a Casa. Vi faccio vedere al volo, insomma, le due cose che ho acquistato. Poi sono tornata di corsa perché mi sono messa al PC perché vi sto impostando dei video. Purtroppo era una cosa che immaginavo, ragazzi, con la ripresa del lavoro non riesco a garantirvi la mia presenza sul canale, sui social in generale, come facevo durante la quarantena, stando tutto il giorno a casa e non avendo nulla da fare. Quindi ci voglio programmarmi bene, appunto. Insomma, i video da girare, editarli per tempo, caricarli per tempo, perché avevo più tempo. Quindi sto facendo del mio meglio. So che qualcuna di voi magari ci può rimanere male perché comunque vi ho abituato ad essere molto presente ultimamente, però non riesco, ragazze, non sempre riesco a garantirvi le pubblicazioni del lunedì, mercoledì, venerdì, ore 13, che rimangono quelle, però cerco di fare il possibile. Per esempio, adesso ho già impostato il video per domani. Vabbè, voi lo vedrete più là il vlog. Comunque, domani è venerdì e ho impostato il video e ho impostato già anche i video del lunedì e mercoledì della prossima settimana. Però purtroppo certe volte mi capita di non riuscire a crearvi dei contenuti in tempo. Anzi, a proposito di contenuti, se vi va qua sotto tra i commenti, se volete, non so, avete qualche richiesta particolare, vorrete un video specifico su qualcosa, insomma, non so, anche un video specifico su qualche zona di casa per potermi fare delle domande a riguardo, non lo so, o insomma, video di qualsiasi genere. Io cerco di, insomma, condividere con voi sempre ciò che mi passa per la testa, però non sempre riesco a pubblicarlo poi in tempo per i giorni, diciamo, programmati. E niente, poi sono a casa perché tra poco, tra un'oretta circa, dovrebbe arrivare l'ha detto, cioè nel senso noi abbiamo fatto fare i preventivi e dobbiamo montare le zanzariere qui in casa, quelle insomma scorrevoli. E oggi vengono a prendere le misure per poi realizzarcele, quindi abbiamo aspettato la ripresa insomma dopo questo lockdown che insomma tutte le aziende un po' riprendessero per muoverci su questo fronte e far questo nuovo intervento alla casetta. Non abbiamo grandissimi problemi di zanzare, nel senso che tipo mia zia a casa è già stata sommersa, noi qua non abbiamo vista forse una ogni tanto, cioè, però non abbiamo grandi problemi, però stando con un terreno diciamo davanti anche gli insetti, le api, insomma tutte queste cosine così, magari è un po' più facile che passino, e quindi abbiamo comunque intenzione, avevamo intenzione fin dall'inizio quando abbiamo acquistato casa di fare questo intervento. Adesso è arrivato il momento, quindi oggi vengono a prendere le misure così poi le realizzano e appena pronte le vengono a montare. Comunque io ho impostato, sì, intanto ho fatto queste cose nel PC, adesso vi faccio vedere due cose in croce proprio che ho preso da Risparmio Casa. E poi magari mi rilasso un pochino sul divano in attesa di che arrivino gli addetti. Ok, ho preso veramente due stupidaggini. Tra parentesi, io vado sempre in giro con queste bustine, diciamo, riutilizzabili, che io poi chiudo, diventano tipo una pallettina, la tengo sempre nella borsa perché se posso evito di prendere i sacchetti, per quanto adesso siano appunto quelli biodegradabili, ma mi piace utilizzare buste di questo tipo. Anche perché sono pure un po' più resistenti di quei sacchetti. Allora, non ho preso niente di che. Fondamentalmente sono dovuta andare a Risparmio Casa. Sapete che io Risparmio Casa ce l'ho dove lavoro, quindi scendo e sto dentro al negozio, perché stavo terminando i dischetti struccanti. Allora, io ho anche quelli lavabili, però
Questi così li tengo sempre in casa, me ne sono prese due pacchetti così ce l'ho un pochino di scorta, questi vengono 99 centesimi e sono 60 pezzi, 100% puro cotone. Poi ho visto questa bella confezione di panetti in microfibra, visto che li utilizzo tanto ragazze e non sempre riesco magari a buttarli in lavatrice in tempo affinché si asciughino per quando mi servono la volta successiva, cerco di avere un po' di ricambi. Questa ho visto che era un'offerta molto interessante, cioè nel senso che come prezzo secondo me non è male, perché vengono 8, tutti di colori insomma diversi, 8 salviettine a 2,99 euro. Poi mi sono ripresa le spugne per lavare i piatti della Vileda, queste qua, le onda attiva. Vengono, mi sembra, 1,39 euro e ce ne stanno 3 all'interno. Io avevo preso durante la pandemia, insomma, per non girare troppo, insomma, ero andata da MD e le avevo prese là. Però niente, è la seconda volta che gli do, insomma, un'opportunità. A me quelle spugnette non piacciono proprio, quindi mi sono ripresa queste che invece mi trovo, con le quali mi trovo abbastanza bene. Poi mi sono presa per provare questi guanti che io utilizzo per lavare i piatti. Li ho presi della Risparmio Casa Sensation, guanto in lattice ultrasensibile, rivestimento cotone, presa antiscivolo. Ho preso la misura piccolina, la S, diciamo. Vediamo, perché io tempo fa presi dal PAM, supermercato PAM, dei guanti della Spontex che uso per il bagno e che adoro, adoro. Ce l'ho già da diverso tempo, ragazze, e non gli è successo niente, sono ancora tutti perfetti e sono veramente comodi. Mentre qui per la cucina ne ho già cambiati diversi perché comunque mi si rompono facilmente. E ho utilizzato sia, vabbè, brand Mauris, ma ho preso anche i Vileda. Adesso ne sto utilizzando un po' di Vileda, però avevo preso la taglia S e appena indossati stretti stretti, poi dopo un po' di utilizzi andavano bene. Ho detto vabbè, proviamo a prendere la taglia M per stare magari un po' più comodi. Mi stanno enormi, però adesso li sto utilizzando. Mo, mi trovavo, mi sembra 88 centesimi, ho provato a prendere questi, però devo vedere dove posso trovare Spontex, a parte al PAM forse, però se voi sapete dove trovo Spontex guanti come marca, fatemelo sapere qui sotto perché vado e faccio un po' di scorticina perché mi sono trovata molto bene. E per finire ho preso un bagno a schiuma, insomma, della Dermomed, stava 99 centesimi, talco iris, buonissimo, insomma, l'abbiamo già utilizzato nei mesi passati. E poi io mi sono ripresa la schiuma per capelli perché la stavo terminando, sapete che utilizzo da anni, decenni, la spuma Ricci Perfetti tenuta 05 della Pantene, questa qua che non va quasi mai in offerta, l'ho pagata mi sembra 3,99 euro, che è il prezzo regolare, quindi sistemo queste cosine, mi riposo un pochino e aspetto insomma per le misure delle zanzariere. Ragazze, piccolo inciso perché stavo prendendo lo scontrino per gettarlo, la spuma per i capelli l'ho pagata 2,99 euro, non 3,99 euro. E niente, poi il resto vi avevo detto tutti i prezzi giusti. Ok ragazzi, sono passate un po' di ore, io e Manu ci siamo anche visti un bel film sul divano e adesso è ora di cena, l'abbiamo preparato. Io mi sono fatta una vellutata, semplice, proprio zucchine, carote e una patata. E un bel piatto è uscito, tanto mangerò solamente queste verdure. Mentre Manu si è fatto un bel risotto ai funghi con pancetta. E ve lo mostro, vi mostro i nostri piatti. Il mio è un bel piattone di vellutata, l'ho fatta abbastanza cremosa, insomma, non liquidissima. E vi mostro e ci mettiamo a tavola. Allora, questa è la mia vellutata, mentre il piatto forte, questo è il risotto di Manu. Buongiorno ragazzi, siamo la mattina dopo. Io mi sono alzata, oggi vado a lavorare più tardi, quindi ho un po' di cosine da fare questa mattina. In primis andiamo subito ad attaccare una lavatrice che finalmente, dopo giorni di temporali, diluvi, pioggia, oggi c'è un po' di sole, quindi sfruttiamo, facciamo
fare la lavatrice, poi devo rifarmi le unghie perché devo sistemarle, quindi insomma mi cambio il colore, me le faccio così sto sistemata, anche perché insomma questo weekend abbiamo pure una festa, quindi così sto a posto e tranquilla. E niente, poi voglio dare una rassegna, diciamo che un po' le unghie mi porteranno via un po' di tempo, quindi se riesco poi do una pulita veloce, una razzetta veloce a casa, e poi preparerò da mangiare e poi più tardi, dopo pranzo, vado al lavoro. Niente, vi porto con me anche in questa giornata così, insomma, fate un po' compagnia. Andiamo fuori, andiamo ad attaccare la lavatrice e anche oggi utilizzerò per la seconda volta le Dash Pods, quindi non vado a mettere il detersivo liquido, ma appunto utilizzerò le Pods perché ho una confezione, come vi dicevo, nel video dei prodotti finiti, una confezione da 15 pezzi da utilizzare, quindi ho deciso di sfruttarla, infatti, mi sto trattenendo dall'acquisto dei detersivi per lavatrice, scusatemi, perché ho, vabbè, un bel flacone grande dell'Isoform che sapete che adoro. E poi ho queste capsule che comunque mi durano almeno per 15 lavatrici, 15 lavaggi, quindi ho detto no, non si spreca niente e devo utilizzarle. Quindi oggi andrò di nuovo con quella, anche se la prima impressione non è stata top, nel senso che i panni sono usciti puliti, profumati, perché uno mette l'ammorbidente, però non so, non c'ho quasi soddisfazione quando uso quello liquido, però magari è solamente questione di abitudine. E niente, poi magari ricchiappiamo pure un po' sti capelli prima di andare al lavoro, perché se possono, guarda, andiamo fuori. Ok ragazzi, è passato un pochino di tempo, io ho rifatto le unghiette, adesso ve le faccio vedere, come vedete qualcosa di molto delicato, perché strano ma vero, avevo voglia di, non so, di accorciarle per bene, fare comunque una cosa nude, ve le mostro. C'ho un po' di caos qui, adesso sistemo, tra parentesi ci ho messo un bel po', ma io mentre insomma me le faccio mi rilasso, cerco di stare attenta il più possibile per far, insomma, essere precise e farle durare poi nel tempo, e poi perché comunque mi godo Dynasty, che sto adorando come serie, quindi ci metto naturalmente di più. E niente, adesso sistemo tutto, forse do una passata veloce di aspirapolvere in tutta casa e rifaccio il letto perché ancora non l'ho fatto, penso che poi avvierò il pranzo. Eccole qui ragazze, nude, ho messo degli stickers qui e qua con dei glitter, diciamo, l'ho fatta glitterata. Vedete, molto 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 delicate.
Ok ragazzi, ho passato anche il vaporetto, come vedete di qua è bagnato, eccolo qua. Così ho lavato anche, oltre a passare l'aspirapolvere, ho pure lavato i pavimenti, così i pavimenti stanno a posto. Naturalmente la prima zona che ho fatto è questa, di modo che adesso posso prepararmi il pranzo. Intanto di là si asciuga, ma ripeto, con il metodo del vaporetto, poi vabbè, col caldo di adesso, finestra aperta, si asciuga veramente in 3 secondi il pavimento. E niente, vabbè, mi organizzo per il pranzo e ci aggiorniamo dopo per i saluti. Ok, pranzetto velocissimo per me, frittatina, un po' di insalata e mangio.